Perfetto, carissimi amici di Dentro Fuori Channel, diffidate dalle imitazioni, questo è molto 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 importante. Nel frattempo che tutti gli amici che vorranno partecipare a questo streaming verranno a collegarsi online, ricordiamo comunque nel frattempo ci è stato mandato un video che mi lascia alquanto, credetemi, esterrefatto. Mi è stato mandato un video da, poi non so se sia il nome vero o se sia comunque un nome fittizio, Gaston Ramirez, che è rimasto molto. Buonasera Luca, buonasera, benvenuto. È rimasto molto sconcertato dal fatto che mi ha condiviso un video dove c'è una persona che parla appunto di liquido dentro il compressore. Praticamente nel suo giri di testa improbabili dice che il compressore aspira liquido da sotto, insomma fa una rimostranza del. Buonasera Fabio, benvenuto. Fa una rimostranza di linea generale del funzionamento del compressore. E mette assieme una mecca di fesserie, ragazzi, che credetemi, mi lasciano disarmato. Allora, Gaston, qualora tu ti chiami così o non ti chiamassi così, e qualora tu fossi in linea, comunque tu veda poi, come ti ho suggerito poi in risposta alla tua email dove mi hai legato il video. Allora, ragazzi, va bene, qualsiasi cosa, qualsiasi informazione, noi cerchiamo di recuperare affinché facciamo più chiarezza nel nostro cervellino, però le fesserie non sono contemplate nelle tecniche frigorifere, quindi vi invito vivamente a diffidare dalle imitazioni, ma non solo dico per Dentro Fuori Channel, per noi come professionisti, ma comunque per tutti i professionisti, perché ci sono molti professionisti seri. Buonasera Fabio, ci sono molti, molti professionisti seri, quindi è opportuno che quando ci inoltriamo alla ricerca, insomma, di informazioni, che accertiamo che le persone che propongono le informazioni siano delle persone comunque che hanno una valenza professionale e che non si mettano su YouTube a fare tutorial improbabili che niente. Buonasera Luca, Luca Bistrattin, buonasera, benvenuto. Un nuovo nome che leggo, poi magari ci segui anche da più tempo. Comunque benvenuto nel nostro canale, a nome mio e di tutti gli amici che ci seguono costantemente. Ricordatevi, vi aggiorno dentro Fuori Channel, diffidate dalle imitazioni e da tutte le altre imitazioni delle persone serie che comunque vogliono, o comunque anche con delle informazioni a pagamento, comunque fare comunque informazione come Dio comanda, fare informazione come Dio comanda e creare professionalità, perché noi abbiamo bisogno di essere professionisti. Allora, il compressore, ragazzi, lo dico e lo ripeto, Gaston, non so se tu sia in linea, allora il compressore è una pompa volumetrica che comprime volumi di vapore di refrigerante. I liquidi sono incomprimibili. Ok, quel video che mi hai proposto è improponibile, non si può vedere. Ok, sono un insieme di informazioni di un praticone che si è messo a tagliare un compressore e ha detto un sacco di fesserie, ragazzi. Non date presso a personaggi di questo tipo perché vi mandano sulla cattiva strada. Capisco anche perché molto spesso mi vengono poste delle domande che comunque sono fuorvianti dalla realtà dei fatti, ma perché capisco che comunque chi cerca informazioni e non abbia delle economie molto. Buonasera, buonasera a te, Michele. E cerchi delle informazioni, comunque è opportuno comunque. Poi non dico di farlo con me, fatelo con chi volete, ragazzi, ma prendete delle persone serie quando dicono delle cose, delle persone che sappiano di cosa stanno parlando. Non affidiamoci a quattro persone improbabili che si mettono a partorire video su YouTube per farne economia, perché comunque non ci serve a niente. Non serve a niente, anzi io comunque vorrei sopraggiungere che sarebbero delle persone anche da verificare prima di andare in onda, poi perlomeno ti faccio pubblicare un video o due, poi quando vedo che dici fesserie.
non sei proprio proponibile, anche perché comunque ne va anche della serietà dell'editor sharing che utilizziamo per venderci. Fatta questa parentesi, comunque il compressore, dentro il compressore il liquido non ci sta a fare niente, perché il liquido non è che se è liquido si miscela con l'olio qui, là, tutte le fesserie che ho sentito in questo video. Allora, il liquido non deve arrivare al compressore, ragazzi. E laddove comunque le condizioni di bassa temperatura, come vi ho detto, ci mettiamo nel compressore una resistenza per far sì che la fluidità dell'olio sia maggiore, quindi non è che il refrigerante poi. C'è un tuo video, scusami, perdonami, Luca, poi vedo, non appena, perché adesso leggo, non ho a portata di mano, adesso ancora un dispositivo, spero che presto mi venga fornito, così posso leggere i vostri commenti. Dicevamo, quindi, il compressore è una pompa volumetrica che comprime che comprime vapori di gas, ok? Ciclo o frigorifero o a compressione di vapori di gas refrigerante. Vapori, il compressore non comprime liquidi, comprime vapori, i liquidi sono incomprimibili. Non so se avete visto il video del compressore semiermetico a pistoni che ho pubblicato l'altro giorno. Come abbiamo visto, ci sono le piastre con le valvole in testa sopra i cilindri. E quelle sono i primi punti che vengono danneggiati quando noi facciamo entrare liquido nel compressore. Il liquido nel compressore, come abbiamo detto, i liquidi non sono comprimibili, quindi il compressore, come minimo, gli partono, la prima cosa che gli parte sono le valvole, che se non si spaccano si storcono. E comunque chiedo, allora sì, c'è un video diretto sui sì, ci sono dei video, Luca. Adesso che hai riscritto o rivisto, perché poi mi appaiono anche gli altri commenti. Ci sono dei video, ma se volete, se vi interessa, posso portare uno di questi giorni i manometri qui da dove sto trasmettendo, e li vediamo assieme, proprio manometri alle mani, manometri analogici, se vogliamo anche i manometri digitali. Ci facciamo un'idea ancora più precisa di cosa parliamo. Comunque, ragazzi, diffidate delle imitazioni, veramente, non andate appresso a persone che vogliono fare audience dicendo fesserie, perché sono improponibili e comunque vi causano solo esclusivamente dei danni e vi portano sulla cattiva strada. Poi ve l'ho detto, se non è Alberto, ci sono molte persone comunque che conoscono questo mestiere, che sono persone serie, e poi comunque ci sono tante informazioni che noi possiamo reperire da personaggi di caratura importante a livello di refrigerazione, di climatizzazione, che possono darci le informazioni che ci servono laddove ci occorrano, e comunque possono comunque aiutarci. Volevo dire, oggi volevamo, chiedo scusa, oggi mi sono, come vedete, armato anche di bottiglie, perché l'altro giorno ho finito lo streaming ieri, se non ricordo male, che mi si attaccava proprio il labbro da quanto era asciutto alla dentiera. Quindi oggi, per evitare questo inconveniente, mi sono armato di acqua a seguito. Allora, come abbiamo detto, passeremo, anche per rompere un po' la monotonia del discorso dell'elettricità applicata agli impianti frigoriferi, continuiamo il giro nel nostro impianto frigorifero e capiamo quali sono i problemi davanti, dinanzi a determinate condizioni di anomalia che dobbiamo andare a risolvere. Quindi, di conseguenza, oggi dedicheremo. Buonasera, Fabrizio. Ecco qui, grazie, chiedo grazie, chiedo, ringrazio la regia per avermi fornito quello di cui aspettavo. Ok, così posso leggere i vostri commenti seduta tante. Quindi dicevo, buonasera Fabrizio. Allora, Luca mi diceva, scusa per l'interruzione, c'è un tuo video o fare una diretta sui vari tipi di manometri analogici e digitali, con le differenze migliori. Allora, Luca, sui manometri ci sono dei video specifici, dei tutorial dove spiego nello specifico proprio come è fatto un manometro di bassa pressione, un manometro di alta pressione. Ricordiamoci che molto spesso i manometri li abbiamo comunque a bordo delle macchine, quando abbiamo delle macchine di una portata importante.
dove comunque il nostro intervento principale nel aver innanzitutto dinanzi a problematiche di funzionamento verificato per primo l'alimentazione elettrica, poi molto spesso ci chiamano i clienti perché comunque non funziona niente, tutto qui mi sta andando tutto a male, questo, l'altro, e poi scopriamo che hanno fatto un'idiozia da un'altra parte dello stabilimento o dell'ipermercato o di quello che sia, che ha causato uno sgancio elettrico e ha fatto staccare comunque il gruppo di climatizzazione, quello che sia la pompa di calore o il chiller o la macchina del ghiaccio o la frigocella ferma lievitazione o il banco frigo dei salumi o l'armadio refrigerato. Insomma, tutte quelle che sono. Ok, quindi il primo intervento in caso di lamentela di guasto, lamentela in senso lato, nel senso che il nostro cliente ci chiama, ci dice: guarda, Alberto, purtroppo ci ho buttato tutti i gerati, mi ha squagliato tutto perché non mi funzionava l'impianto. Poi magari andiamo sul posto e scopriamo che la motivazione che c'è da prendere semplicemente sollevare l'interruttore generale che seziona. Ciao Gianfranco, buonasera anche a te. Che seziona appunto il gruppo frigorifero, qualunque esso sia. Quindi, primo intervento, verifichiamo che c'è l'alimentazione. Secondo intervento, verifichiamo che laddove non c'è l'alimentazione, che i fusibili non siano per uno sbalzo di tensione partiti per un problema non meglio identificato, comunque indipendente dall'impianto frigorifero. Che comunque a causa di uno sgancio, un problema di impianto elettrico, e comunque c'è necessità di andare e riarmare comunque l'alimentazione elettrica al nostro impianto affinché possa riprendere a funzionare, perché l'impianto non ha niente, si è solo staccata l'alimentazione elettrica a causa di un guasto esterno comunque all'impianto stesso. Dicevo, allora, oggi parliamo di pressione di condensazione troppo alta. Di condensazione. Troppo alta. Vabbè. Allora, quindi innanzitutto stiamo parlando di pressione di condensazione, dobbiamo comunque puntare il nostro focus sulla zona chiaramente che corrisponde, come abbiamo visto nel nostro famoso schema, lo ridisegniamo. Ok. Il condensatore, l'evaporatore, la termostatica. Ho l'organo di laminazione, io faccio la termostatica perché è più simpatica da disegnare, più a far rabbia, ma comunque a seconda sappiamo sotto determinate potenzialità, comunque vige l'utilizzo del tubo capillare e per questioni comunque di praticità negli spazi in cui dobbiamo lavorare e per questioni che comunque il capillare costa molto meno di una valvola termostatica, è un semplice tubo di lunghezza determinata in base al lavoro che deve compiere. Con una sua geometria ben specifica, e quello lo vedremo non appena ultimerò, perché comunque voglio proprio che il discorso del capillare non sia una cosa superficiale, ma dobbiamo comunque fermarci a capirlo bene, perché quando abbiamo capito il capillare abbiamo già vinto il girone di andata, ragazzi. Certamente Luca, va bene, va benissimo. Se tu me lo chiedi, tanto sicuramente sarà interesse di tutti gli amici che sono in linea in questo momento e anche di quelli che in questo momento magari non ci possono seguire. Io sono andato in linea adesso perché comunque sono appena rientrato dal lavoro, quindi facciamo subito lo streaming, dedico a altre cose lavorative, documentazioni, cose varie, ma poi prima di tutto mi farò una bella doccia, poi mi dedicherò all'altro. Quindi prendiamo questo momento per colorare ancora di più le nostre informazioni. E stavamo dicendo, abbiamo il nostro compressore. Il discorso, l'abbiamo detto, è sempre lo stesso, perché comunque il compressore, Gaston, il compressore lavora a vapori di gas, non lavora a liquidi.
E quindi non farti imbambolare dalle fesserie che dice quel signore improbabile. Ok, questo signore improbabile, con tanto anche di nome che potrebbe dare ad intendere di essere chissà chi. Ok, adesso non voglio, per carità, non faccio riferimenti, ma vi dico solo e esclusivamente: diffidate veramente da personaggi del genere. Quindi, compreso, lavora volumi di vapore, cioè lavora un volume di vapore di gas, ed è quello per cui è stato pensato, perché comunque la casa costruttrice ce l'ho data, perché comunque deve produrre un determinato quantitativo di kilowatt frigoriferi. Vi ricordo, quando andiamo a fare le misurazioni, comunque, che la frigoria e la chilocaloria sono la stessa precisa identica cosa. In uno il calore si assorbe, nell'altro il calore si cede. Okay. Quindi chilocalorie se cediamo, frigorie se assorbiamo, perché comunque stiamo lasciando una condizione di non caldo in materia di frigorie. Questo è c'è chiaro, giusto? Quindi questo non dimentichiamolo mai. Una chilocalorie. Va bene? Questo è chiaro, no? Va bene, ragazzi? Quindi, frigoria se stiamo assorbendo calore, chilocaloria se lo stiamo cedendo. Ma di fatto l'unità di misura è lo stesso. È come la corrente alternata, ok? Quando la corrente è positiva e quando la corrente è negativa. Ok. E poi su quello, tornando al discorso che dicevo l'altro giorno, non possiamo prescindere noi. Ragazzi, l'elettromagnetismo lo dobbiamo masticare, se no non possiamo andare avanti. Se non ci fermiamo sull'elettromagnetismo, possiamo comunque continuare a fornire informazioni, ma pian piano ci dobbiamo. È come quando andiamo a Torino sulle zone della città, quelle sconnesse fatte con i sanpietrini o con quelle cose strane, no? Che dovevamo comunque stare lì a cercare di tenere l'equilibrio. È una rottura di balle, ma dobbiamo farlo. E vi assicuro, Alberto, che poi avete molte soddisfazioni dell'aver elaborato e capito che poi sono comunque delle nozioni che possono essere alla portata di tutti, quindi non vedo il perché non cogliere l'occasione per comunque conoscere ancora meglio quello che è il nostro mestiere, perché anche quello fa parte del nostro mestiere. Allora, usciamo dal compressore, andiamo verso il condensatore sotto forma di vapore surriscaldato in alta pressione. Giusto, ricordate, tant'è vero che la temperatura di scarico del compressore ha comunque un ruolo fondamentale nella del ciclo frigorifero, perché dall'uscita del compressore comunque cominciamo ad elaborare quello che dovrà essere il refrigerante che deve finire poi, perché qui lo sappiamo, usciamo, andiamo a liquefare, quindi liquido, andiamo alla valvola termostatica. Caduta di pressione, perché la valvola termostatica, vi ricordo che porta il refrigerante dalla temperatura di condensazione a quella di evaporazione. Quindi andiamo ad evaporare, ok, dentro l'evaporatore andiamo ad assorbire calore, poi col vapore saturo usciamo e lo riaspiriamo dal compressore. Allora, l'altro giorno quando parlavo appunto di, come vi ricordate, vi ricorderete chiedo scusa, ecco. Allora, parlavamo del vuoto, ok. Abbiamo detto che il vuoto comunque è basilare per moltissime cose. Cosa abbiamo detto? Con comunque una semplice rappresentazione di quella che è la geometria che abbiamo studiato forse anche alle scuole elementari, perché comunque il lordo, la tara e il netto le abbiamo studiate alle scuole elementari, che io ricordo, no? In questo caso, materia di esame per le abilitazioni F-Gas. Perché comunque se io sono il vostro esaminatore, o comunque se sono stato il vostro docente, perché il docente e l'esaminatore non possono essere la stessa persona per questioni di conflitti di interesse, e comunque devo sapere se tu hai una bombola, se sei in grado di sapere quanto gas c'è dentro in base alle tue conoscenze, e tu mi dimostri che comunque hai capito, perché comunque semplicemente abbiamo un peso lordo, abbiamo il netto che è il refrigerante, abbiamo la tara, che è la bombola, il metallo che costituisce la bombola e costituisce appunto il volume all'interno del quale, quindi all'interno della tara, ci mettiamo il netto che è il gas refrigerante. Ok, per calcolarlo sappiamo che il peso lordo è costituito dalla tara, quindi dalla bombola vuota più tutto il refrigerante che c'è dentro. Quindi se ho la tara, perché abbiamo detto che la tara è stampigliata nella bombola,
ho il peso lordo, perché comunque ho la bombola materialmente, la metto sul bilancino. Ok. Quanto ho? Boh, 14. La bombola quanto pesa? C'ho 14 kg di gas, ne ho 13. La bombola quanto pesa? 8 kg. 13 meno 8, 5, vuol dire che avevo 5 kg, il mio netto è 5 kg e quei 5 kg sono di gas refrigerante. E, dicevo, nel vuoto, la problematica, come vi dicevo, vi ho ripetuto, della cosiddetta legge delle pressioni parziali di Dalton, che due pressioni parziali danno una pressione totale. Come vi ho già detto, sembra abbastanza comunque banale, dice vabbè, ok, due pressioni parziali danno una pressione totale, grazie. Grazie perché comunque se il bravo non sta dicendo, perché abbiamo comunque capito che se abbiamo due pressioni parziali, una delle due pressioni è fatta dallo schifo che non deve stare dentro l'impianto, allora abbiamo fatto già metà del lavoro, ragazzi. Ok. Allora. Sì, Luca, le pressioni del compressore, proprio per le motivazioni che comunque, come ho già spiegato, ma comunque lo riaccenno, ma comunque se vuoi puoi vedere tutti gli streaming, se sei nuovo del canale, tutti gli streaming che sono stati fatti, dove comunque ho già palesato le problematiche che può causare comunque uno scarico del compressore a temperature troppo alte. Perché tornando al discorso che sto facendo, e ci ricolleghiamo proprio a questo, di quello che rimane all'interno. Perfetto, va benissimo, Luca. Siamo qui belli a disposizione, non abbiamo problemi comunque a ripetere quello che abbiamo già detto, perché è bene comunque che anche tu se ti associ a questa sorta di lezioni, sicuramente avrai necessità di capire tutti insieme. Infatti molto spesso, perché comunque voi stesso mi proponete dei quesiti a cui a volte non rispondo perché discostano troppo dal discorso che faccio, ma con cui comunque molto spesso cerco comunque di rifarmi per proporre eventuali nuovi streaming, e anche perché comunque il dubbio di uno potrebbe essere il dubbio di un altro e di un altro ancora. Ok, e comunque magari un dubbio che non mi sono posto e che comunque potrebbe essere un'informazione interessante che mi serve per lavorare. Dicevo, allora, l'aria. Comunque altri gas, tutti gli incondensabili che stanno all'interno dell'impianto, fanno una delle famose due pressioni parziali. Allora, perché se abbiamo una pressione parziale 1 più una pressione parziale 2 che è uguale ad una pressione totale, ok, quale delle due facciamo che il nostro gas refrigerante, la pressione parziale è 1, ok, questo sarà il nostro refrigerante che sta all'interno del sistema. Se noi abbiamo fatto un buon vuoto, chiaramente la pressione parziale 2 sarà ridotta alle minime possibilità, ok, perché comunque se noi facciamo un buon lavoro dobbiamo cercare il più possibile di far contenere al volume interno dell'impianto frigorifero, che ha una sua capacità. Ricordiamoci che l'impianto frigorifero è un impianto chiuso, comunque legge Isocora, a volume costante pressione e temperatura sono direttamente proporzionali, giusto? Lo ricordiamo, no? Quindi il loro prodotto è costante, pressione per temperatura è costante, ok, quindi vuol dire che sono direttamente proporzionali. All'aumentare della temperatura aumenta la pressione, all'aumentare della pressione aumenta la temperatura, al diminuire della pressione diminuisce la temperatura, al diminuire della temperatura diminuisce la pressione. Mettiamola come volete, ed è quello che noi dobbiamo comunque fissare nella nostra mente, nel discorso che faremo e che abbiamo già fatto comunque, come mi chiedeva appunto Luca Pin, con i manometri, perché comunque i manometri sono i nostri strumenti di misura, ragazzi. Noi con i manometri, non è che ne ho con i manometri perché siamo frigoristi e abbiamo i manometri, cioè. Allora.
Guarda, io sono molto tradizionalista. Le innovazioni, Giuseppe, prima di... sono molto tradizionalista perché sono molto scettico, ma forse anche l'esperienza che mi porta ad essere scettico. Preferisco comunque, come quando ci esce un nuovo modello di automobile, no? Che comunque sappiamo, io ricordo ad esempio l'Opel Tigra, tutti quando è uscita l'Opel Tigra, che voi vi ricorderete sicuramente. Tutti c'era la corsa a comprarsi questa trappola, per quanto bellina, un design molto carino, ma una trappola pericolosissima, con peraltro un sacco di problemi, perché comunque era uscita l'Opel Tigra ed avevano riportato la Opel in officina con dei costi esorbitanti, perché avevano fatto degli errori molto molto gravi. Quindi, come si suol dire, anziché comprarmi come si faceva da un Opel Tigra, mi sono comprato io a suo tempo una Tipo, che era comunque una macchina abbastanza innovativa, ripeto, poi c'è chi non ama la Fiat, ma comunque questo per fare un parallelismo è anche banale in questo momento. Ma comunque preferisco comunque continuare a usare quello che uso perché ne conosco bene i risultati. Quindi io continuerò a usare la CT Rene. Eh sì, no, la mia è il 1.400, è il 1.400 a benzina, la mia Tipo. Quindi, personalmente non sposo subito, sì, era mille, la mia era 1.400, 1.400 a benzina, una bella macchina, a suo tempo era una bella macchina, ma comunque era già uscita da mo', e comunque era testata. Quindi quello che sto dicendo, facendo questo parallelismo, che comunque sostituire la CT Rene con altre gas, tutto quello che vogliamo, perché comunque ricordiamoci che molto spesso la propaganda, il marketing ci porta, pur di vendere, ci portano a cercare di raggirarci con fesserie. Poi magari è un prodotto anche valido, io non è che voglia adesso denigrare, magari è anche valido. Io adesso continuo a usare tradizionalmente acetilene ed ossigeno. Ok, quindi giusto per non incorrere negli errori, perché comunque conosco molto bene i prodotti che utilizzo e so come si comportano e so come comportarmi di conseguenza. Ma è una questione personale, comunque soggettiva. Io prima di scegliere un'innovazione voglio comunque essere sicuro dell'innovazione. È come quando è uscito in commercio il famoso filo Loctite, no? Il filo per le guarnizioni che è andato a soppiantare la canapa. Ero comunque un cultore della pasta verde, della canapa per fare le connessioni, le giunzioni idrauliche, no? Fin quando poi comunque il prodotto è stato provato, testato, l'ha rifatto la Tangit, l'ha rifatto la Nicol, l'hanno rifatto altre case, anche se poi comunque il più famoso è rimasto la Loctite, per intenderci la casa che è fatta. Chiedo scusa ragazzi. Allora, dicevo, e quindi man mano allora poi ho capito che comunque era un prodotto veramente valido, che io attualmente uso largamente nei miei impianti perché è un prodotto valido, non mi ha mai dato problemi, l'ho utilizzato in tutte le paste. Ok, però dopo che ho verificato che comunque con un semplice tubettino, per quanto al costo di un bel po' di euro, comunque andavo a risparmiarmi, dovevo mi stressare di avere quelle parrucche di canapa con questi pacchi di pasta verde che comunque erano la cultura dell'idraulica vecchia maniera. Comunque molti ancora ragionano come stavo ragionando nel metodo della tua domanda sul gas, scelgono comunque di continuare a utilizzare la canapa, perché comunque la canapa è comunque efficace, comporta una lavorazione molto più mazzosa, ma comunque lato pratico è più economica e comunque il suo risultato lo dà sempre e comunque. Diciamo, quindi, lì incondensabili nell'impianto frigorifero, l'aria, l'umidità, sono sostanze che non devono stare all'interno dell'impianto. Ok, queste sostanze all'interno dell'impianto ci causano la seconda parte di questa pressione totale, ok, che è la pressione P2, abbiamo detto, giusto? Quindi, pressione P1 è il nostro refrigerante,
La pressione P2 è tutto quello che c'è all'interno dell'impianto che non è refrigerante. E tutto quello che non è refrigerante nell'impianto non deve starci. Ok. Tornando al discorso che mi ha chiesto Luca Bistratin, no, allora, no, Fabrizio, allora, il rubinetto del compressore, no, 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 allora, la pressione di scarico del compressore deve essere regolata in base a quelle che sono le cariche di refrigerante. Ok, i rubinetti del compressore servono quando dobbiamo sezionare il compressore e lo dobbiamo togliere. Non facciamo gli ingegneri, i compressori, facciamoli progettare agli ingegneri, ok? Va bene. C'era, come dico e ripeto, forse te l'ho già detto, uno dei miei maestri, adesso sono un uomo molto anziano, l'ingegner Giuseppe Bisagno, proprietario di una fabbrica di componenti per refrigerazione in quel di Casale Monferrato, forse è passata all'erede, adesso perché l'ingegner Bisagno è molto anziano, ci raccomandò, adesso mancherebbe Fabrizio, ci raccomandò di non fare gli scienziati, no, noi non eravamo degli scienziati, eravamo dei professionisti specializzati, ok, che avevano le mani dovunque, ma ciò non voleva dire che noi dovevamo progettare oltre a quello che è già stato pensato, quello che è stato pensato, Fabrizio, facciamolo pensare a chi costruisce i compressori. Ok. Poi noi, in base a quello che è stato fatto e la casa che ha fatto l'impianto, ha costruito l'impianto, poi se l'impianto lo progettiamo noi, nel senso che comunque. Sì, infatti, tra l'altro, infatti, perché poi lasciamo perdere, a volte dobbiamo, noi che dobbiamo fare le correzioni alle cappellate che hanno fatto gli ingegneri. Ma comunque, quando parliamo ragazzi di case costruttrici, comunque di impianti di refrigerazione, di climatizzazione, hanno comunque, per quanto chi più o chi meno, degli staff tecnici, di ingegneri, comunque di persone valide, anche perché se non sei valido non fai molto tempo in questi posti. Lì occorre gente che sappia di cosa sta parlando, come si fanno i calcoli e che abbiano le condizioni dovute per poter progettare tutto quello che è stato progettato. Quindi noi non diventiamo progettisti, noi diventiamo solo i dottori, ok, siamo come i dottori quando andiamo dal medico di famiglia, no? Non è che il medico di famiglia ci ha progettato, il medico di famiglia conosce quali sono le problematiche dell'organismo umano e sa con quale medicinale può comunque o con quale intervento chirurgico, quello che sia, come curare i problemi, ma non è che ci reinventa, ci aggiunge tre braccia perché uno è mezzo bloccato, cioè no, siamo già progettati così, l'impianto è progettato così e noi, in base a come è progettato l'impianto, abbiamo un impianto a volume chiuso, quindi abbiamo un volume ben determinato. Ricordiamoci, quando parliamo di volumi, chiaramente noi siamo abituati a ragionare il volume in litri, ma vi suggerisco di a ragionare il volume in metri cubi, perché quando parliamo di fisica, il volume è nel nostro campo, è meglio comunque quantificarlo in metri cubi. Quindi, dicevo, Luca Bistratin è giusto, no, non Bistratin, Bistratin suppongo che sia giusto. Luca, allora, la temperatura di scarico del compressore, quando va oltre determinate temperature, quando noi siamo incontro a queste pressioni parziali, Bistratin, vero? Ok, Luca. Quando noi siamo incontro a queste pressioni parziali, quindi la pressione parziale 2, che è fatta di aria, gas incondensabili, insomma, schifi vari, avendo aria, abbiamo anche comunque una percentuale di umidità in sospensione nell'aria, giusto? Quindi questa percentuale di umidità cosa fa? Ho già parlato, come vi ricorderete, del fenomeno della ramatura del compressore. Cos'è la ramatura del compressore? La ramatura del compressore è quel fenomeno che si verifica quando noi
abbiamo temperature di scarico del compressore molto molto alte, ok? Una temperatura di scarico del compressore molto alte comporta innanzitutto la decomposizione dell'olio del compressore, ok? Perché l'olio del compressore comunque deve tollerare determinate temperature, non può andare oltre determinate temperature, ok? Se non parliamo come il fenomeno della conduzione, come vi ricorderete, dove comunque abbiamo visto che tra te solidi ma non c'è spostamento di materia, ok? Non è che dobbiamo andare a fonderlo il conduttore dove si conduce appunto il calore, ok? Il fenomeno della conduzione. E in questo caso il discorso è parallelo, perché comunque l'olio arriva a un certo punto, poi oltre un certo punto l'olio va a decomporsi, a rovinarsi, ok? L'olio deve avere il suo tasso di viscosità, deve dare una sua lubrificazione al compressore, e se noi superiamo determinate temperature di scarico, siccome l'olio va a spasso, perché il refrigerante è un detergente, ragazzi, e l'olio se lo porta a spasso, ok? Tant'è vero che comunque, come mi ha chiesto, se non ricordo male, Fabrizio, giusto, che mi ha chiesto dei sifoni, correggimi Fabrizio Mandaglio se mi sbaglio, scusami il gioco di parole e anche la rima, questa era regalata. Mi hai chiesto nel merito sì, Fabrizio, giusto. Chiedo scusa, adesso mi è sfuggito Comunque, dicevamo, una temperatura di scarico, quando noi... No, no, se si fa un buon voto, Michele, quando facciamo un buon voto, noi comunque per fare un buon voto ci attacchiamo con il manometro di bassa alla linea di bassa e con il manometro di alta alla linea di alta. Quindi facciamo un bel voto, a meno che non stiamo sezionando una parte di impianto dove noi abbiamo la possibilità di intercettare l'impianto, quindi lasciare il gas nel resto dell'impianto, perché magari sto intervenendo nel compressore. Se intervengo nel compressore, come diceva Fabrizio prima, lì mi servono i rubinetti, perché chiudo i rubinetti, ok, svitto le ghiere e porto fuori il compressore, ok? Quello in quel caso mi devo preoccupare solo esclusivamente eventualmente di fare recuperare il refrigerante, perché ricordiamoci che i refrigeranti sono rifiuti speciali, ok, che vanno smaltiti come rifiuti speciali. Questo ricordiamocelo. Quindi evitiamo di fare le fesserie, ragazzi, di quelli che smettono a ridere perché mi ho visto che aprono, buttano comunque il gas così in atmosfera, che a me onestamente non fanno proprio ridere, anzi è una palesazione della stupidità e dell'ignoranza miscelata alla incapacità professionale di determinati individui. Io rimango schifato, ne parlo con senso di schifo, perché comunque sono proprio quelli che rovinano il nostro lavoro e che ci causano una classe professionale un po' più scadente di quello che siamo, perché noi dovremmo essere comunque un po' più riconosciuti per quello che facciamo, ok? Perché comunque non siamo i primi scemi che si sono improvvisati davanti, comunque si presuppone che abbiamo comunque già di fondo una cultura. Siamo già formati culturalmente, quindi davanti comunque ai problemi, davanti comunque al cliente, dobbiamo sempre avere innanzitutto un lato professionale e poi un lato umano, perché comunque la nostra responsabilità, il nostro sgruppo fanno di noi rispetto ad altri incapaci o comunque strafottenti e convinti di essere unici, fanno la differenza, è il nostro miglior biglietto da visita. Quindi, pressione di condensazione è troppo alta. No, chiedo scusa, dovevo elaborare. Ma di fatto esistono comunque dei test che si possono acquistare per provare l'acidità del gas refrigerante. Ma Fabrizio, se non c'è motivazione per cui io possa pensare che il gas sia inacidito, non ne vedo la motivazione. Se noi abbiamo manutenuto il nostro impianto in maniera appropriata, non, certo, se è bruciato un compressore, allora lì mi sembra normale che, anzi, io in quel caso suggerisco proprio il refrigerante di prenderlo, portarlo allo smaltimento e sostituirlo di sana pianta. Ci mettiamo un nuovo compressore, filtri alluminativa, i cosiddetti filtri burnout,
facciamo anche un paio di recuperi e li facciamo lavorare anche dal recuperatore, perché comunque anche se il gas è vergine, è stato immesso in impianto, qualche particella di acidità la va presa e noi curiamo l'acidità con i filtri alla luminativa, i cosiddetti filtri burn out, ok, scritto burn come fuoco, out, per curare il tasso di acidità degli impianti. Ok, quindi degli incondensabili, chiedo scusa, all'interno dell'impianto frigorifero, dicevo Luca, con la temperatura di scarico del compressore alta, cosa succede? Che i gas refrigeranti che noi utilizziamo comunque, adesso non più i CFC, che ricorderete, CFC sta per cloro, fluoro, carburi, tipo l'R12, come ricorderete, uno dei gas più famosi messi al bando per i suoi problemi della presenza del cloro, che appunto liberati in atmosfera andavano a sposarsi con la molecola dell'ozono, modificando la molecola dell'ozono stesso, quindi il cosiddetto buco nell'ozono, quindi le sostanze clorurate sono state ritenute delle sostanze ozono lesive. Ma questo comunque, i CFC, gli HCFC, il più famoso, l'R22, che andava proprio alla grande per un sacco di applicazioni, non avevamo bisogno di avere 8 o 9 bombole di gas diversi per fare gli interventi, perché si usava l'R22, quello che era R12 già comunque era stato messo al bando, con l'R22 facevamo tutte le applicazioni. Comunque, l'R22 era un HCFC, ovvero sia un idrocloro, fluoro, carburo. Ok, cloro e fluoro. Ok, HF gas, HFC, chiedo scusa, HFC o l'F gas, HFC, idrocloro, carburi, che è quello per cui noi andiamo a prendere l'abilitazione. Ok. Perché se io comunque monto una macchina ad R600, non mi serve la patente F-gas, perché l'R600 non è un F-gas, non è un gas fluorurato. Questo ricordatelo. Ok, quindi dicendo e ripetendovi, innanzitutto sempre di diffidare dalle imitazioni e di seguire persone serie, e comunque che la patente F-gas non fa di noi dei frigoristi, ok? Fa di noi delle persone autorizzate a manipolare e gas fluorurati. Ok. Luca, puoi essere arrivato al punto, perché gira e gira, poi non siamo ancora andati al fondo della situazione. Temperatura di scarico alta. C'ho un clorofluorocarburo, o ci avevo, ma lo faccio per farti l'esempio. Cloro in alta temperatura, acqua in alta temperatura, acqua più cloro, acido cloridrico. Ecco perché il compressore non deve avere una temperatura di scarico alta. C'ho un HFC, sto usando gli HFC adesso. C'ho una temperatura di scarico del compressore alta. Fluoro, acqua, acido fluoridrico. È chimica. Non c'è. Non possiamo prescindere. Ok. Quindi le temperature di scarico del compressore vanno tenute a bada proprio per quello, perché poi comunque, come vi ho già spiegato, l'acido all'interno dell'impianto si mangia pian piano tutta la superficie interna del tubo, degli scambiatori, di quello che è, e si porta tutto lo schifo nel compressore, finché noi, il nostro compressore si gripperà sicuramente, andremo comunque ad aprire il compressore con uno smeriglio, o comunque se un compressore è aperto, un semiermetico, quello che andiamo a vedere all'interno del compressore, e vedremo che il compressore sarà ramato, ovvero sia avrà una colorazione di rame lucente, che ci farà capire che il nostro compressore stava lavorando con temperature di scarico molto molto alte. E a seconda dei compressori, credetemi che non è un buon partito, perché quando dobbiamo andare a recuperare comunque un compressore del costo di 6, 7, 8 mila euro, o c'è un compressore che costano anche molto di più, ma dico quelli che possono essere più alla portata di tutti, stiamo parlando di danni non indifferenti per la nostra azienda, se noi siamo i titolari, o comunque per la nostra azienda, anche se noi siamo indipendenti, comunque per
le persone che i nostri datori di lavoro e quindi saremmo solo stati esclusivamente degli incapaci che abbiamo consentito questi problemi. Allora, quindi, la pressione totale, quindi, deve essere fatta soprattutto dalla pressione dei gas refrigeranti. Perché due pressioni parziali mi danno una pressione totale. Se una delle due pressioni parziali sono aria, incondensabili, cose varie, a parte che comunque la somma delle pressioni, poi io quello che vedo nel manometro non mi sta dando se c'è vuoto fatta schifo, per quanto siano dati tecnici che comunque variano comunque le pressioni. Possiamo fare variazioni di pressione importanti, ragazzi. L'acqua nell'impianto, in determinate condizioni può causarmi l'ostruzione dell'iniettore della valvola termostatica dell'ugello. E allora lì vediamo che, azz, cosa è successo? Oh, trapapapapa, la macchina cerca di andarsene in vuoto, o comunque se non è proprio ostruito totalmente, avremo delle pressioni molto 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 basse, perché comunque non siamo sul riscaldamento altissimo, non stiamo producendo freddo, perché comunque qua dentro il refrigerante non arriva nella quantità necessaria, e quindi non produciamo l'effetto frigorifero, perché il refrigerante liquido è impedito dall'ostruzione dovuta a un vuoto fatto male, ok, causa l'ostruzione dell'ugello della valvola termostatica. Va bene. Un vuoto fatto male poi può causare anche l'ostruzione del capillare, perché comunque il capillare è un tubo attraverso il quale passa comunque il refrigerante, per essere portato sempre e comunque dalla temperatura di condensazione alla temperatura di evaporazione. E il risultato non cambia, cambia la modalità di funzionamento, ma il risultato è sempre lo stesso comunque. Ok. Allora, una pressione di condensazione troppo alta può essere dovuta quindi a tutte le impurità presenti nell'impianto per un vuoto fatto male. Una delle prime condizioni, un vuoto fatto male. Aria, gas, incondensabili vari, aria che comporta la presenza comunque, oltre che di tutto quello di cui è fatto l'aria, anche di umidità. In sospensione nell'aria c'è umidità. L'umidità all'interno dell'impianto frigorifero non va bene. Quindi fare il vuoto non significa se togliamo fuori l'aria. Significa evaporare il più possibile tutte le sostanze che non devono stare all'interno dell'impianto, perché noi dentro un volume, legge isovolumica o isocora, come la volete chiamare, all'interno di un volume costante, la pressione e la temperatura sappiamo che si comportano: all'aumentare dell'una aumenta l'altra e viceversa, o diminuisce e viceversa. Ok. Quindi di questo facciamo un tesoro, perché comunque noi con la pompa del vuoto cosa facciamo? Abbassiamo la pressione dentro il volume, okay, dell'impianto frigorifero. Abbassando la pressione, abbassiamo la temperatura e quindi portiamo all'evaporazione eventuali titoli di acqua o di altre sostanze che riusciamo a mettere in condizioni di far evaporare, almeno perlomeno farlo il più possibile, perché comunque sarebbe una cosa ideale, surreale, poter condizionare al massimo l'interno dell'impianto frigorifero pretendendo solo che ci sia gas refrigerante. Non è possibile, perché è impossibile. Ma è possibile che noi facciamo di tutto affinché il quantitativo sia il minor possibile. Ricordatevi, anzi, vi suggerisco l'utilizzo degli shutoff nelle prese di pressione, che vi consentono comunque di collegare i manometri e di non andare incontro a probabili ustioni da gas refrigerante, che non vi consiglio, perché facendo il superficiale ho provato cosa vuol dire l'ustione da gas refrigerante. Quindi ci sono gli shutoff, che altro non sono che della sorta di rubettini fatti così con l'attacco. Ve lo faccio un po' schematico. Con l'attacco, supponiamo che questo sia l'attacco della presa di pressione, no? Ok, questo andiamo ad attaccarlo sulla presa di pressione, poi abbiamo il corpo valvola, poi qui abbiamo la presa di pressione dove possiamo infilarci i manometri, e in testa
abbiamo una rotella, che altro non fa, noi prendiamo, prima infiliamo lo shotaf nella presa di pressione, lo avvitiamo, poi siccome lo shotaf con questa manopolina, noi come la avvitiamo, questa manopolina ha un alberello che con una vite va a scendere e va a premere lo spillino della presa di pressione del nostro impianto, dovunque noi lo mettiamo, ok? E qui chiaramente avremo preventivamente collegato i manometri. Quando siamo sicuri che quindi colleghiamo i manometri, facciamo il vuoto anche le fuste dei manometri, utilizziamo dei manometri intercettati, oltre che con i rubinetti dei manometri, anche al capo opposto delle fruste, mettiamo sempre dei rubinetti di intercettazione. Facciamo il vuoto ai manometri, colleghiamoci, ok, allo shotaf, questa valvola che potete trovare, le fa anche la Vigam, sono abbastanza, sono comunque in commercio, si trovano comunque, ma anche online se vogliamo comprare. Forse le fa anche la Danfoss, non ricordo male. Ne ho diverse tipologie, ma comunque non so cos'è, sono attrezzi che se trattiamo bene, al di là di cambiare la guarnizione interna, sono degli attrezzi che durano anni e anni e anni. Comunque noi inseriamo lo shotaf nella presa di pressione, avvitiamo la punta che è questa, ok, nella presa di pressione, che è come la testa delle fruste dei manometri, andiamo a avvitarla sopra, poi mettiamo i manometri che abbiamo intercettato magari con un rubinetto o okay, che abbiamo fatto il vuoto e poi li abbiamo inseriti con il rubinetto chiuso una volta che siamo dentro la presa di pressione, li apriamo. Andiamo a girare la rotella in modo che l'alberello scenda e schiacci la presa di pressione e siamo in contatto con l'interno del nostro impianto. Ok. Allora, quando andiamo incontro a problemi di alta pressione, un'altra condizione che potrebbe essere importante da curare è quello che il condensatore non sia stato dimensionato male, non sia troppo piccolo. Quindi un condensatore troppo piccolo, chiaramente mi dà una pressione di condensazione che risulterà troppo alta. Quindi l'eventuale modifica che possiamo fare, come nel caso che facevo prima, dell'aria, comunque dei prodotti che non ci fanno niente all'interno dell'impianto, a parte il gas refrigerante, quello che possiamo fare è scaricare l'impianto, all'occasione magari ci curiamo un recupero se vogliamo, prendiamo un filtro burnout, ce lo mettiamo nel recuperatore, facciamo un paio di recuperi, facciamo anzi circuitare come ho fatto vedere nelle modalità di recupero del gas refrigerante, che andremo comunque, non appena ho tempo, ve lo metto qui sopra, possiamo vedere le modalità di recupero del gas refrigerante, come poter far circuitare il gas affinché comunque cerchiamo di curarlo e pulirlo. Poi magari sostituiamo anche più volte il filtro del radiatore e cerchiamo di ottenere un gas il più pulito possibile. Se siamo dinanzi ad impianti molto molto sconci, prendiamo il gas, lo mandiamo allo smaltimento. Se siamo sopraggiunti perché siamo la nuova commessa del nostro cliente e il manutentore che c'era prima non ha fatto bene il suo lavoro, consigliamo al nostro cliente di prendere il gas refrigerante, lo recuperiamo, lo mettiamo in bombole di stoccaggio. Chiamiamo la Rivoira, chiamiamo la Mariel, chiamiamo la Sappio, chiamiamo chi volete, insomma, le aziende che comunque producono i gas refrigeranti e verranno in loco con un prezzo abbastanza esoso che comunque sarà da addebitare al nostro cliente perché noi non siamo proprietari del gas, ricordiamoci che il gas refrigerante è proprietà del nostro cliente. Quindi noi nel merito del gas facciamo tutte le operazioni che ci sono da fare, ma la proprietà del gas refrigerante è del nostro cliente, okay, è del proprietario fisico della macchina. Okay. Se la macchina è nei supermercati Auchan, okay, vuol dire che la macchina sarà proprietà dell'Auchan. Quindi se io vado a fare, se io faccio il manutentore, io ho fatto il manutentore 10 anni per l'Auchan, per dire se mi vedo in testa Auchan, se io faccio un intervento comunque all'Auchan e devo, ho preso atto che il vecchio manutentore non ha fatto il lavoro come doveva fare, recupero il gas refrigerante. Prendo delle bombe di stoccaggio che preventivamente la Rivoira perlomeno lo fa, vengono addirittura date dalla casa, ok, io prendo il gas, lo recupero, lo lascio nelle bombole, chiamo la Rivoira, vengono anche in cantiere a prenderlo il gas, ok.
I costi sono molto esosi, ma non sono costi nostri, i costi sono del proprietario del gas, ricordatevelo questo. Allora, pressione di condensazione è troppo alta, quando abbiamo troppo refrigerante, sì, ci dà una pressione di condensazione troppo alta, una carica eccessiva del refrigerante chiaramente comporta come si dice, una mancanza di spazio all'interno del nostro sistema. Il nostro sistema deve lavorare con tot di refrigerante che è stato comunque carpito in progettazione, ok? E comunque noi, come abbiamo già detto, in progettazione, tutto si sviluppa partendo da quella che è finalità a cui deve assolvere il compressore, e attorno al compressore dobbiamo montarci tutto, dobbiamo montare l'evaporatore, dobbiamo montare una valvola che dia la portata comunque per cui il compressore è stato studiato, e un condensatore che deve andare a smaltirci, ricordiamoci, il calore di evaporazione, ma anche il calore di compressione. Luca Bissatin. Il calore di compressione è un calore che è un'energia che noi trasformiamo, perché comunque noi partiamo da un motore elettrico che ha la finalità di svolgere un lavoro. Qui okay, l'energia elettrica viene trasformata in energia meccanica, che a sua volta produce comunque una potenza che porterà a uno scarico di energia termica. Ok. Che dovremmo andare a curare nel condensatore. Quindi il condensatore deve essere dimensionato affinché smaltisca il calore assorbito in evaporazione, ok, e anche il calore di compressione. Tant'è vero che noi quando andiamo comunque a parlare di delta T rispetto al fluido esterno, in questo caso noi partiamo, però attenzione, perché sempre rifacendoci al discorso delle temperature di scarico, i compressori in genere sono fatti per temperature di condensazione che vanno poco oltre i 50 gradi. Ok? Quindi ci sono dei criteri in progettazione del condensatore per cui è preferibile scegliere un condensatore con l'unità di scambio primaria, perché ricordiamoci che gli scambiatori sono fatti da due unità di scambio, chiedo scusa, c'è l'unità di scambio primaria. È proprio quello della serpentina dove il refrigerante passa all'interno per liquefarsi nel condensatore, ok? È opportuno quindi avere una maggiore superficie di scambio primario, perché poi abbiamo la superficie di scambio secondario, che sono le lamelle, che sappiamo bene che fatte in alluminio hanno la loro funzionalità, perché l'alluminio ha delle caratteristiche, dei coefficienti di conducibilità particolari per cui viene utilizzato in questo caso. Quindi un condensatore troppo piccolo, ok, non può contenere comunque il gas refrigerante perché è stato sbagliato, non ci siamo resi conto quando stavamo assemblando l'impianto, ci siamo resi conto che il fornitore ci ha sbagliato il condensatore e tac, mettiamo in funzione l'impianto, vediamo che l'impianto dà delle temperature di condensazione troppo alte, potrebbe essere una motivazione che il condensatore è troppo piccolo. Altre motivazioni che possono comportare comunque la problematica di avere comunque una pressione di condensazione troppo alta, noi sappiamo che comunque la condensazione avviene. Perché comunque il refrigerante per liquefarsi deve cedere calore, giusto? Se non c'è un delta T, ok, se non c'è un delta T tra fluido esterno e refrigerante che passa all'interno dello scambiatore, il gas refrigerante non può passare di stato, ok? Al gas refrigerante nel condensatore serve che la sua temperatura di condensazione, cioè la sua temperatura di liquefazione, di saturazione in liquefazione, in condensazione, noi sappiamo che quando il gas refrigerante passa di stato, nonostante stia cedendo calore nel condensatore, il suo passaggio di stato lo fa a temperatura costante, giusto? Per tutto il processo di saturazione, noi partiamo, ok, dalla prima gocciolina di liquido, dal momento in cui abbiamo partito dalla prima gocciolina di liquido, vuol dire che il gas refrigerante ha iniziato il suo processo di cambio di stato,
Da quel momento, formandosi una cucina di liquido, comincerà a cedere calore, ma finché tutto il vapore non sarà diventato totalmente liquido, quella temperatura da cui è partita la prima gocciolina a che è tutto liquido, quindi processo di saturazione finito, e abbiamo appunto liquido saturo, che l'abbiamo qui all'uscita del condensatore, quel processo è avvenuto a temperatura costante. Ok, però affinché questo processo possa avvenire, noi dobbiamo avere comunque un pozzo a cui cedere calore, in questo caso il fluido esterno dell'aria. Se noi abbiamo il nostro condensatore della cella dei pesci messa fuori, chiaramente devo cercare comunque di mettere in condizione il condensatore. Innanzitutto cercare delle posizioni, dei posizionamenti meno esposti possibile affinché le temperature non vengano sballate molto, perché comunque una temperatura di condensazione alta è dovuta anche comunque ad una pressione di condensazione alta, perché comunque se c'è una pressione di condensazione alta e il fluido esterno a una temperatura altissima, devo cercare comunque di trovare un equilibrio. Comunque mi serve che l'aria, quindi il fluido esterno con cui il condensatore si interfaccia e quindi con cui il refrigerante cede calore, sia una temperatura più bassa. Sempre il discorso solito, chiudi la porta che esce il caldo, è il caldo che si sposta. Il condensatore lo cede. Ok, si potrebbe essere anche al sole, certo Fabrizio. Di fatto poi per questioni di impianto si mettono al sole, poi ci sono delle considerazioni tecniche da fare nell'immissionamento dei condensatori, che adesso non è il caso che scendiamo nello specifico, perché andremo comunque fuori binario. E in questo momento insomma non ci interessa. Poi ci sono dei regolatori della pressione di condensazione, ok. Però per quanto concerne i regolatori, adesso noi andremo a parlare di regolatori che stanno in giro per l'impianto, ma non daremo specifiche nel caso. Okay. Perché noi ci interessa comunque che c'è un regolatore della pressione di condensazione che comunque se è regolata a una pressione troppo alta, comunque farà passare il refrigerante all'interno del condensatore, una quantità di refrigerante che non deve passare perché il regolatore, in qualità della sua natura di regolatore, deve dare al condensatore quello che noi, o che comunque noi progettisti, o comunque chi ha progettato. No, temperature nell'ordine dei 60 gradi, stiamo parlando di temperature di scarico altissime, Luca. Noi non è, come ho già detto, il fatto di mettere la mano davanti alla ventola del motore o sopra le ventole, quando parliamo di gruppi di determinata importanza, più caldo c'è e meglio è. No, allora il rapporto aspirazione-compressione deve essere più vicino possibile a 1. Ok, se noi andiamo a discostarci, ad allargare questa forbice, stiamo peggiorando la resa frigorifera. Ok, quindi questo deve essere basilare. Tutte le cose sono progettate per una temperatura di condensazione bene o male che sta ai 35 gradi e di evaporazione 10. Ok, l'ordine di idee per quanto concerne anche la costruzione delle valvole, delle varie apparecchiature interne all'impianto, parlano di questa concezione, perché comunque se c'è una temperatura di 35 gradi è ragionevole che io possa andare a condensare a 45 gradi. Ok, o anche a 50 va bene, ma non so dove siate voi, da me a Cagliari non sono delle temperature che io magari a luglio posso andare incontro a temperature che comunque sforano i 40 gradi e non posso andare a condensare a 55 gradi, quindi avere quel delta T di 15 gradi. Devo avere delle altre conoscenze che sono i fattori di correzione che mi dà il costruttore del condensatore, per cui con dei calcoli devo trovare quello che è il condensatore che mi può permettere di avere comunque un delta T di 10, non di 15. Ok. Quindi, questo in linea di massima sono quelle che sono i parametri per cui su cui possiamo andare a intervenire
per poter risolvere i problemi di condensazione. Poi è vero che comunque abbiamo delle condensazioni ad aria o abbiamo delle condensazioni ad acqua, dove abbiamo diverse problematiche, perché comunque avere una condensazione ad acqua comporta la presenza di dispositivi opportuni affinché comunque l'acqua abbia comunque una determinata temperatura, perché comunque una temperatura in un condensatore ad acqua, che poi altro non è, ragazzi, cioè il condensatore acqua vuol dire che io comunque il fluido che sto utilizzando per far avvenire il passaggio di stato del refrigerante non è più l'aria, come lo split di casa, ma magari è l'acqua, perché comunque c'è uno scambiatore a piastre, c'è uno scambiatore a fascio tubiero, c'è uno scambiatore dove comunque sia previsto, o ci sono i refrigeratori d'acqua, li troviamo magari nei panifici per gli impasti, molto spesso ci sono i refrigeratori dove c'è un evaporatore a serpentina, ok, che è messo all'interno dell'acqua e anziché raffreddare la cella dove ci dobbiamo mettere il formaggio, in quel caso è all'interno dell'acqua, quindi mi raffredda l'acqua, quindi il refrigeratore d'acqua ha la funzionalità con la caratteristica che il refrigerante per passare di stato deve assorbire calore, quindi a chi glielo facciamo assorbire a calore? All'acqua, perché noi mettiamo questo evaporatore in una vasca, in un cilindro, mettiamo l'evaporatore dentro con questa serpentina, lo riempiamo d'acqua e cosa facciamo? Ci sfreddiamo l'acqua perché ci facciamo passare il refrigerante dentro, produciamo il freddo, ok? In questo caso dobbiamo produrre il freddo ed è l'acqua che dobbiamo raffreddare, quindi sottraiamo calore all'acqua per far evaporare il gas refrigerante, ok? È il processo, quindi la condensazione ad acqua o l'evaporazione ad acqua, non è niente di più che questo, insomma, stiamo cambiando il fluido di scambio, anziché avere l'aria stiamo utilizzando l'acqua. Dicevamo, in presenza comunque di condensatori ad aria, quando abbiamo delle temperature di condensazione troppo alte, ragazzi, le prime cose da verificare sono le ventole. Ok, no, ma le ho viste, ma girano tutte abbastanza? Girano per una portata d'aria che è quella per cui sono state montate nel gruppo, siamo sicuri? No? Controlliamo che non sia sboccolata, controlliamo che il motore non sia spompato, ci possono essere un sacco di condizioni, ok, che possono portare, controlliamo i presostati. Ragazzi, spesso le ventole sono comandate da dei presostati, ok, che danno delle temperature di attacco e di stacco ai ventilatori dei condensatori. Quindi arriva quel tot di pressione, partono le ventole facendo attraversare gli scambiatori, tirando l'aria, facendo attraversare gli scambiatori dall'aria, estraggono il calore e lo buttano. A seconda dei casi ci sono delle ventole a diversa tensione, per cui comunque aumentano di velocità, ce ne sono di mirabili, ce ne sono insomma di uno scatafascio. Comunque, può essere che comunque abbiamo una ventola ferma, cioè se è andato in cortocircuito. No, apriamo il gruppo frigo, andiamo dentro, guardiamo qual è la ventola numero 3. Ok, cerchiamo la scatola della ventola numero 3, è una ventola trifase. Cerchiamo la scatola dei fusibili, controlliamo, prendiamo il cicalino, ok, l'ometro del nostro multimetro, quello che unite i puntali, adesso non ce l'ho qui, no, l'ho spostato, unite i puntali, facciamo suonare per vedere che il circuito chiuda, no, che ci sia continuità. Quindi noi prendiamo il fusibile, prendiamo da una parte e dall'altra, li mettiamo un puntalino qui, un puntalino qui, se fa pii. Vuol dire che il fusibile è buono. Se mettiamo un puntalino qui, un puntalino qua e non fa pii, vuol dire che il fusibile si è fottuto per una motivazione non meglio identificata che dovremmo andare a notare, perché potrebbe comunque essere un qualsiasi problema anche di natura elettrica che potrebbe appartenere proprio alla ventola. Magari comunque la ventola ormai si è deteriorata, l'esposizione comunque alle condizioni meteorologiche, intemperie, sole, acqua, quando abbiamo quei ventilatori tangenziali che sono posizionati sopra, sono soggetti a prendere tutto e di più, anche a livello di sporcizia, insomma. Potrebbe essere un ventilatore partito, o più ventilatori partiti se abbiamo più ventilatori. Quindi, una temperatura di condensazione troppo alta potrebbe essere una ventola da sostituire, una ventola che gli sono partiti i fusibili,
una ventola che magari non gli arriva proprio l'alimentazione, a prescindere dai fusibili. Andiamo a monte, battiamoci la ventola, vediamo da dove arriva, vediamo elettricamente se la ventola è alimentata, se c'è qualche problema, ok, inerente alla ventola. Anche perché ricordiamoci che quando abbiamo un problema elettrico, per questo esistono i interruttori, per cui ci sono delle bobine che vengono eccitate e fanno chiudere e aprire i contatti dei interruttori, è proprio affinché comunque se parte una ventola non mi spegne l'alimentazione di tutto il sistema frigorifero, ma mi blocca la ventola. Poi io vado lì perché vedo che comunque sto facendo la manutenzione, c'è una temperatura di condensazione troppo alta. Sarà che c'è una ventola partita, molto probabile. Ok, e ci controlliamo le ventole. Allora, pressione di condensazione molto alta. Mettiamo in testa che gli scambiatori, ragazzi, vanno puliti. Gli scambiatori vanno puliti, soprattutto il condensatore che molto spesso sta all'esterno, troppo spesso, perché al di là degli speed system per cui ci occorre, o comunque di impianti di riscaldamento dell'acqua, o comunque di impianti dove comunque viene utilizzato il condensatore per produrre quello che ci serve, perché ci serve il calore in quel caso, ci servono chilocalorie, non ci servono frigorie. Ok, in quel caso allora comunque va comunque curato, ma anche quando abbiamo a che fare con l'acqua, le incrostazioni di calcare. Vi ricordo che il calcare poi peraltro, come avete visto nello streaming che vi ho fatto in cantiere, che vi posizionerò comunque qua non appena trovo il tempo, non subito, non appena trovo il tempo vi posizionerò qua, dove comunque ho parlato della malattia del legionario, la malattia del legionario come abbiamo visto è causata da comunque soprattutto il batterio della legione, la trofa comunque. Campo fertile, là dove comunque ci siano sacche d'acqua in condizione statica, quindi non c'è circolazione, siamo dentro un boiler, comunque le impurità vanno curate. Comunque una mancanza di scambio con il condensatore, laddove comunque sto andando, se il condensatore è ad acqua, a scambiare con l'acqua, perché c'ho l'acqua comunque che mi si è fottuta la pompa, che me la fa circolare. Mi si è fottuta la valvola dell'acqua, la valvola W, Water Valve, che è una valvola che controlla appunto la pressione dell'acqua. Poi dopo queste condizioni che comunque ci portano dei problemi di condensazione molto 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 alta. Quindi verifichiamo sempre e comunque non lasciamo niente al caso che gli scambiatori siano puliti. Esistono, come vi ho detto, poi dei pettini che occorrono e poi comunque esistono anche dei prodotti a volte a seconda dei casi anche abbastanza aggressivi che vanno usati con molta molta cautela e molta coscienza perché potrebbero andare poi a bucarci gli scambiatori che vanno usati e lavati con molta accuratezza, ok, perché sono comunque dei prodotti aggressivi, detergenti che devono rimuovere sì le impurità, ma molto spesso si lasciano agire e ci rimuovono anche tutto il rame finché ci bucano gli scambiatori. Quindi anche in questo caso facciamoci sempre consigliare, indirizzare dal nostro fornitore quale tipologia di prodotto comunque ci consiglia il nostro fornitore. Sicuramente il nostro fornitore sarà in grado, se sappiamo con chi stiamo parlando, ecco perché dico e ripeto, diffidate dalle imitazioni, parlate sempre con le persone di cui vi fidate, le vostre persone di fiducia, che comunque sanno cosa vi vendono in questo caso. E quindi sanno cosa proporvi per risolvere il vostro problema. Ok, quindi puliamo bene gli scambiatori, puliamo tutte le basi degli scambiatori che sono i maggior punti in cui si va ad accumulare la sporcizia, perché se noi andiamo a passare comunque anche una semplice pompa per togliere la polvere dallo scambiatore, lo scambiatore chiaramente tenderà l'acqua a scendere giù finché farà questi pacchi alla base proprio dello scambiatore. Che ci risulterà proprio lo scambiatore proprio con questi pacchi di fango, di morchia, di schifi non meglio identificati, che chiaramente causerà i punti del condensatore dove comunque passerà il refrigerante ma non entrerà in contatto con la temperatura dell'aria perché c'è talmente tanto porcheria che la trasmissione del calore diverrà molto 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 difficile. Questa sarà la condizione di quindi detto questo, ragazzi, mi sembra di aver dato comunque un bel po' di suggerimenti opportuni per poter risolvere molti, molti problemi.
Non ultimo, come stavamo parlando con adesso non mi ricordo, comunque la temperatura molto alta, adesso non mi ricordo, non trovo, sto cercando di vedere, ma la temperatura esterna molto alta potrebbe essere comunque un problema. Quindi cerchiamo di curare anche da questo punto di vista il nostro impianto. Ci sono degli accorgimenti specifici per cui comunque possiamo far sì che il condensatore venga parzializzato, perché comunque ci sono dei momenti in estate dove abbiamo bisogno di tutto il condensatore e dei momenti dove comunque tutto il condensatore non ci serve. E comunque ci sono degli accorgimenti all'impianto che ci aiutano a curare queste cose. Però siccome noi adesso dobbiamo passare per capire comunque davanti a una pressione di condensazione alta quale sia la motivazione che c'è la causa, quindi andiamo a curare comunque questi fattori che comunque possono risolvere il problema. Una cura, un lavaggio periodico degli scambiatori è cosa buona e giusta, direbbe un nostro caro insegnante, il più grande insegnante per chi sia religioso o meno, ma comunque la frase calza per l'occasione. Non vorrei aggiungere altro, se avete qualche domanda da pormi, ricordatevi condensazione ad acqua, poi dobbiamo vedere quelli che sono comunque i processi per cui comunque la temperatura dell'acqua potrebbe essere anche troppo alta, l'acqua non sta circolando bene, la pompa è guasta, la pompa di circolazione dell'acqua è guasta, la valvola dell'acqua comunque non regola bene la pressione di condensazione, andiamo a regolarla o comunque i pressostati si sembra con una condensazione ad aria. Magari sono impostati a una pressione di condensazione troppo alta finché partano, quindi abbassiamo l'intervento dei pressostati affinché il pressostato, quando arriva a quella pressione, dice alle ventole che devono partire affinché la pressione di condensazione venga modulata e venga portata a temperature comunque accessibili, perché poi ricordiamoci che noi abbiamo sempre la finalità di avere comunque un liquido sottoraffreddato all'uscita del condensatore. Un'alta pressione di condensazione non va bene, come cioè noi dobbiamo avere la pressione di condensazione giusta, né più alta né più bassa. Quando usciamo dal condensatore sappiamo che dobbiamo avere liquido sottoraffreddato che deve arrivare sotto forma di liquido alla valvola termostatica. Ok. Ragazzi, siamo 1:20 che ci facciamo compagnia. Alberto non può fare altro che mandarvi un grosso abbraccio, nella fattispecie nel merito. Poi, per chi mi ha chiesto suggerimento, io chiaramente per questioni di privacy non faccio nomi, a parte Gastone, perdonami perché comunque mi hai posto proprio, anzi, mi hai proprio chiesto di fare chiarezza nel merito di quel video, quindi mi sono permesso di fare il tuo nome per questo, perché comunque, anzi, è la tua prerogativa capire di più. Il compressore lavora vapori di gas, aspira in bassa pressione e li comprime in alta pressione. I liquidi sono incomprimibili, non c'è storia. Allora, chiedo scusa, vedo un attimo, ci sono diverse. No, Michele, come mi dicevi, se è importante citare la solenoide manualmente. No, non dovrebbe essere importante, ma se comunque Michele ci aiuta, diamogli la 220 alla solenoide, facciamola aprire. E facciamo in modo che facciamo comunque transitare il gas, però no, direi di no, anche perché comunque se noi ci attacchiamo alla linea di bassa e di alta non corriamo nessun rischio, Michele, mi capisci? Non ne trovo la necessità. Se in qualche modo ad impianto spento poi ci occorre
Facciamolo, va bene comunque, ok, se il nostro intuito ci porta a trovare una situazione per velocizzare, perché magari l'impianto è fatto in una condizione per cui ci viene meglio sollecitare la solenoide che attaccarci. Sono andato incontro presso l'ospedale di Muravera in un gruppo che comunque non vi faccio il nome della casa costruttrice per rispetto, che comunque hanno infilato le valvole termostatiche proprio al centro del gruppo, dove praticamente avevi i compressori che ti passavano davanti per arrivare alla valvola termostatica, dovevi passare sopra le linee mandate dei compressori, non vi dico altro. Le linee dei compressori ci mettete un pezzo della vostra povera carne sopra e l'ustione è assicurata. Quindi molto spesso, se per questioni di facilitarsi il compito, è ben accetto, e per questioni di vuoto, ti direi che sì. Potrebbe essere accettabile un discorso di questo tipo. Se andiamo a usare la solenoide e eccitarla col gas all'interno, già ricordiamoci che comunque già quando abbiamo il capillare le pressioni tendono ad equilibrarsi, perché comunque la pressione più alta va a compensare spostandosi nella zona a pressione più bassa finché le pressioni non vanno ad equilibrarsi. Ok, quello comporta comunque il passaggio di liquido dalla zona di alta pressione alla zona di bassa pressione. Il compressore parte, ok. Come attacca il compressore, aspira il liquido perché magari si è allagato l'evaporatore, andiamo a aspirare il liquido al compressore e non andiamo a fare quello che ci ha raccontato il signore Gaston, che aspira il liquido e che non va bene perché sennò manda l'olio in circolo nell'impianto. Non diciamo fesserie, cioè non è che l'olio, cioè il refrigerante manda, perché un detergente manda comunque l'olio in giro nell'impianto, ma il refrigerante dentro il compressore deve essere in condizioni di vapore e laddove si possono causare dei problemi di condensazione, mettiamo la resistenza perché le basse temperature possono portare pressioni di condensazione, delle temperature di condensazione, il refrigerante potrebbe provare comunque nel fondo del compressore a condensarsi, ma quello noi lo vediamo perché guardiamo la spia dell'olio del compressore e vedremo che ci sarà l'olio fuori livello, perché comunque se è miscelato col refrigerante che tende a liquefarsi, a quel punto noi, perché comunque sappiamo che il refrigerante per passare di stato deve assorbire calore, gli mettiamo una resistenza, gli forniamo il calore affinché il liquido evapori, portiamo il refrigerante a una temperatura, l'olio a una temperatura affinché la sua funzione di lubrificazione sia ottimale. E abbiamo fatto un bellissimo lavoro, ragazzi. Sì, Michele, ma sta anche al nostro intuito. Cioè, siamo anche, cioè una volta che noi comunque abbiamo, ecco perché dico, passiamo per tutto, capiamo tutto, perché poi comunque siamo anche in grado di prendere delle decisioni per stabilire se va bene o meno quello che stiamo facendo, perché stiamo facendo una fesseria e siamo informati, perché siamo persone che comunque abbiamo le conoscenze, sappiamo comunque se la nostra operazione in determinate condizioni potrebbe essere dannosa o meno. Quindi, certo, Michele, se la tua operazione è un'operazione coscienziosa, ma ben venga, se ci velocizza il lavoro, ben venga, ok? Come ben vengano tutti i like che non vedo, ok? Siamo in 10, ci sono 3 like, ragazzi, ma ben vengano i like. Mettiamo un like al canale se secondo voi Alberto dice delle cose sensate, non dice fesserie, ok? Però se sappiamo il fatto nostro, Michele, lo sappiamo, cioè non abbiamo bisogno di delle formule magiche o di prendere lo statuto della refrigerazione. Lo sappiamo perché abbiamo studiato in fisica, sappiamo che in determinate condizioni, in certe operazioni ci sono convenienti perché ci velocizzano il lavoro e altre operazioni non ci sono convenienti. Come dicevo, quegli idioti che devono scaricare le macchine perché comunque devono dismettere le macchine, non è che si preoccupano di andare lì, fare il vuoto, recuperare, cioè recuperare il refrigerante, comunque e metterlo, stoccarlo, è perché comunque le persone pensano di essere furbe perché così non pagano lo smaltimento.
e comunque stai danneggiando, comunque, a parte che se ti accappa la forestale o l'unità sanitaria locale, ti fanno barba e capelli, ti prendono il patentino, ammesso che tu l'abbia preso, e te lo stracciano in 50 pezzi e poi sei perseguibile penalmente anche. Ma questo le persone non lo sanno, o forse non vogliono far finta di non saperlo. Smettiamola di fare gli scemi davanti agli impianti, ragazzi, facciamo i professionisti, dimostriamo che siamo delle persone che sanno fare il loro lavoro. E Michele, ben venga, se è un problema, se ti sei risolto un problema, ti sei accorciato di mezz'ora del lavoro, se quello che tu stai facendo hai la coscienza che sia una cosa che comunque non comporta pericoli, la Solero, sì, se fai un voto poi alla fine sono d'accordo, ok. La soglia potrebbe essere problematico perché potremmo far passare dei titoli di liquido nelle zone dove non devono passare e comunque sappiamo che il liquido non deve arrivare al compressore e sappiamo che comunque la valvola termostatica deve avere del liquido. Sappiamo che ci sono dei punti, insomma, che devono avere delle condizioni particolari perché comunque sappiamo come funziona il nostro impianto frigorifero. Ok. Quindi, detto questo, ragazzi, non posso che augurarvi un buon proseguimento di serata. Vi rimando a un prossimo streaming. Continueremo a parlare delle problematiche dell'impianto frigorifero. Scusatemi l'introduzione su quella del compressore perché cioè, era gratuita. Gastone, se sei in linea, me l'hai regalata. Ma la stai regalando, ciao Giuseppe, la stai regalando a tutte le persone che ci seguono e che vogliono comunque capire come funzionano veramente le cose, non che si mettono lì a aprire un compressore perché hanno lo scantinato, non hanno altro da fare e vogliono fare soldi con YouTube e si mettono a pubblicare fesserie. Quindi noi non rispondiamo. Dico, personaggi del genere. Non evitiamoli, ragazzi, non ci servono. C'è un sacco un sacco di gente seria che sa di cosa parla. C'è chi parla più tecnicamente, magari non è la nostra portata. Io cerco di essere più alla portata di tutti perché poi tecnicamente ne parliamo l'anno prossimo, ma anche di più se necessario. Però poi abbiamo capito cosa facciamo. Grazie tanto a te, Michele. Buon proseguimento a tutti, ragazzi, dai. Vi lascio, vi mando questo un abbraccio, dentro fuori channel, di fidati, o come dice Simone Bulzoni, il canale dove si trasferisce il calore. Un abbraccio anche a Simone, che non so se ci sia in linea, ma penso di no perché in genere partecipa. Grazie a te Fabrizio, buona serata anche a te. Vi auguro una buona cena. Corso studi per frigoristi su Facebook, non dimenticatelo. Abbiamo grandi progetti, spero di elaborare sempre a livello anche rappresentativo in maniera sempre migliore quello che cerco di fare adesso con una lavagna o comunque con le slide quando trasmetto dal computer. Ragazzi, buona serata, buona cena, buonanotte e buona giornata di lavoro per domani. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi, buona serata.